Raul Pacciaroni, i Mazzamurelli a San Severino e altrove nelle Marche, città di San Severino Marche. Presentazione. Nell'aprile 1937 degli strani eventi cominciarono a verificarsi in una tranquilla casa della campagna sanseverinate. Inspiegabili colpi battuti alle pareti, stoviglie che volavano nell'aria e si infrangevano sul pavimento, oggetti che scomparivano e venivano ritrovati nei posti più impensati. Quei fenomeni, insoliti e a volte terrificanti, in passato attribuiti a degli spiriti malevoli e rumorosi, erano destinati a durare alcuni mesi e sarebbero diventati famosi come i Mazzamurelli della costa di Tolentino, località dove è situato quel casolare. Se esso si fosse trovato in Inghilterra, anziché a San Severino, sarebbe oggi segnalato da cartelli indicatori come un monumento e i turisti l'avrebbero visitato e fotografato allo stesso modo che si fa con una chiesa o un castello. Com'è ben risaputo, fenomeni spontanei come quelli apparizionali ed infestatori presentano un così profondo radicamento nella cultura anglosassone da potersi considerare una sorta di marchio di fabbrica di quest'ultima. Si può affermare che non vi è luogo storico in Gran Bretagna che non sia interessato da leggende, storie o racconti che parlino di accadimenti misteriosi, e ciò ha prodotto anche un lucroso business. Ma qui siamo in Italia e la tradizione degli spettri in ville e castelli è rinnegata o se ne parla sottovoce, così come tutto ciò che appartiene al mondo del paranormale. Il tema continua tuttavia a suscitare interesse e questo saggio di Raul Pacciaroni intende presentare l'argomento a un pubblico di non specialisti, offrendo però importanti elementi per valutare la fondatezza e la naturalezza di certi eventi accaduti a San Severino e altrove nelle Marche. San Severino Marche, dicembre 2015, il sindaco Cesare Martini.